Simone Rivarolo, blackout elettrico, mezza città in tilt. Città metropolitana Brizio si occuperà di lavoro e sviluppo. Scuola e ragazzi della Gozzano primi al concorso di Scandicci. E poi San Giorgio, tutti i presidi slow food del mercato della biodiversità. Ben ritrovati dagli studi del telegiornale di Rete Canavese. Blackout in centro a Rivarolo ieri pomeriggio attorno alle 17. A causarlo il cortocircuito ad una centralina posta in piazza Litisetto. Sul posto gli agenti di polizia municipale e i vigili del fuoco di Rivarolo, allertati dai residenti che avevano sentito ripetuti scoppietti e visto del fumo uscire dalla centralina. I vigili del fuoco per sicurezza hanno interrotto la luce in tutta la città in attesa poi dell'arrivo dei tecnici dell'Enel che si sono subito messi al lavoro per ripristinare la linea. Su tutte le furie i residenti e i commercianti del centro che lamentano quanto quella centralina posta sotto un palazzo non sia per nulla sicura. È accaduto diverse volte negli ultimi 10 anni, affermano, inoltre è pericoloso. Tutte le volte, come è successo ieri, scoppietti e poi botti forti. Tutte le volte che piove l'acqua filtra e si rischia il cortocircuito. Non è il posto dove mettere una centralina elettrica, dicono. Dovrebbe essere esterna per la sicurezza di tutti. Assolti dal Tribunale di Ivrea dall'accusa di bancarotta fraudolenta della società cooperativa Arca, Pier Giorgio Dell'Oro, di 67 anni, di Ivrea, considerato l'amministratore di fatto di Arca, Carlo Bertorelle, di 59 anni, di Settimo Vittone, presidente del Consiglio di Amministrazione, e Renata Gambro, di 53 anni, di Ivrea, vicepresidente del CDA. L'Arca, con 23 soci lavoratori socialmente svantaggiati, con un grande progetto in cantiere per costruire autovetture elettriche, aveva accumulato un passivo di 1.600.000 euro. Ieri il sindaco metropolitano Piero Fassino ha assegnato le deleghe a 7 consiglieri metropolitani. Cominciamo a vederle partendo dal sindaco di Cirie, Francesco Brizio, che si occuperà per la città metropolitana di sviluppo economico, attività produttive, lavoro, formazione professionale. Il consigliere Francesco Brizio avrà le deleghe al lavoro, alla formazione professionale, settori in cui ci saranno dei cambiamenti sicuramente anche per quanto riguarda le competenze. Sì, indubbiamente sono settori che in questo momento vivono una fase di transizione, si tratterà di comprendere con la regione Piemonte quali sono poi le prospettive rispetto al tema del lavoro, in qualche modo anche al tema della formazione professionale, sono due contesti però in qualche modo diversi. Sul centro dell'impiego sappiamo che ci sono anche delle ipotesi di evoluzione verso agenzie di natura nazionale, vedremo e seguiremo con attenzione, sono certamente temi di grande rilievo. C'è un'esperienza comunque che appunto i centri per l'impiego, ma anche gli altri servizi che si occupavano di formazione professionale, che si occupano di formazione professionale della provincia, che la città metropolitana ha ereditato una professionalità, molte professionalità che sono importanti anche nei prossimi anni. Sicuramente sono di grande rilievo, sia appunto quelle relative ai centri per l'impiego di cui dicevamo, e per quanto riguarda la formazione professionale sicuramente è un'eccellenza quella della realtà della provincia, io credo che debba continuare a esserlo anche per quanto riguarda la città metropolitana. Ecco, ci sono già delle idee, delle linee di indirizzo sulla formazione professionale che questo Consiglio metropolitano pensa di seguire nella parte restante del suo mandato. Beh, direi che la nostra parte restante non è le tempi non sono moltissimi, ma avremo modo di ragionarci da subito, direi. Abbiamo appena assunto queste responsabilità, questi impegni, e a breve ci ragioneremo e troveremo immediatamente, credo, una linea condivisa. È morto probabilmente a causa di un malore Marino Enrietti, di 51 anni, di Favria, che è stato ritrovato senza vita all'interno della sua abitazione. L'uomo disabile viveva col proprio cane ed è stato ritrovato dai carabinieri di Rivarolo, allertati dagli assistenti sociali del CIS 38 che, non avendo notizie da domenica, hanno chiamato il 112. Da Tchaikovsky a Piazzolla, gli alunni della terza A dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano di Rivarolo hanno davvero incantato la giuria nazionale del premio Scandicci, classificandosi al primo posto. Ehi voi, sì sì, proprio voi della giuria, sono Martina della terza A che vedete qui dietro di me.
Oggi vi vorrei raccontare una storia che parla d'amore, di danza e soprattutto di musica. Dunque, c'era una volta una bellissima fata che si chiamava Fata Confetto e amava svolazzare di qua e di là. E un giorno si avviò per la foresta e incontrò uno splendido gnocco, volevo dire uno splendido gnomo, bellissimo, alto, magro, occhi azzurri e capelli biondi. Dunque, lo gnomo che tutte le fate vorrebbero avere. I due si innamorarono immediatamente e così iniziarono a danzare sulle note della canzone preferita della fata. Per voi, di Tchaikovsky, la danza della fata confetto. Sono la dirigente dell'Istituto Comprensivo di Rivarolo Canavese, Guido Gozzano. Ho il piacere di comunicare che i bambini dell'indirizzo musicale Tempo Ordinario hanno vinto il concorso a Scandicci e siamo fieri perché comunque tutto il lavoro è stato portato avanti dagli strumentisti dell'indirizzo musicale, coordinati però da Patrizia Torasso, che ha iniziato la strutturazione di questo indirizzo musicale già dal 2008. Alcune notizie più precise è che questo indirizzo musicale nasce nel 2008 e ai sensi del DM 201 del 6 agosto 99. Attualmente funziona con un decreto di regolamento interno redatto dalla professoressa Torasso in collaborazione con il dirigente e approvato dal Consiglio d'Istituto. Questo indirizzo musicale praticamente è collegato grazie così a tutta una serie di iter burocratici alla rete regionale del Piemonte chiamata MIRE. Quest'anno ci sarà inoltre una rappresentazione della Cavalleria Rusticana di Mascagni in collaborazione con la professoressa Rinaldi. La scuola è arrivata al concorso di Scandicci per la categoria scuole ad indirizzo musicale su 33 partecipanti, ha dato come risultato prima ex aequo con altre tre scuole. E quindi diciamo che ha veramente colpito l'obiettivo. A Scandicci sono stati suonati alcuni brani musicali di cui vi cito brevemente la parte. La danza della fata confetto dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky, Libertango di Astor Piazzolla, Sway di Pablo Ruiz e Fame dal musical famoso Sarete famosi, saranno famosi. Devo anche dire che è appoggiato, oltre che dal piano dell'offerta formativa, dai Lions che hanno contribuito a comprare degli strumenti per tutto l'indirizzo e che hanno contribuito con un congruo malloppo e quindi hanno donato circa 8.000 euro. Hanno donato degli strumenti con i quali sono stati acquistati degli strumenti musicali, la tastiera, di cui la tastiera, il marimba e vari strumenti a percussioni, marimba, timpani e un pianoforte digitale. L'indirizzo musicale sicuramente con l'andare degli anni si perfezionerà sempre di più, perché questo è l'obiettivo e sarà appoggiato comunque dalle agenzie istituzionali come i Lions, che lo ha già fatto, dal dirigente comunque, dal piano dell'offerta formativa e da qualsiasi emolumento finanziario potrà arrivare all'istituto. Thank you.
la coordinatrice del corso a indirizzo musicale dell'Istituto Comprensivo Guido Gozzano e mi sono occupata del funzionamento, tra virgolette, di questo corso, anche se sono insegnante degli alunni anche per 2 ore alla settimana, affinché questo corso funzionasse. Diciamo che è stata una crescita lenta ma costante che ha guadagnato il consenso dei genitori, del pubblico, che finalmente hanno appreso di quanto sia importante l'apprendimento della musica fin da giovani e soprattutto coltivare lo studio di uno strumento musicale. Io sono nata con questi concetti, con questi valori che sono onorata di dire che mi ha trasmesso mio padre e lo ringrazio per questo, perché veramente è una fonte inesauribile di cose belle, nel senso che la musica fa bene. 8 anni fa sono stata invitata a occuparmi di allestire, di occuparmi proprio di questo corso indirizzo musicale e noi ce l'abbiamo fatta. Ricordo che allora le scuole che sono state assegnate in Piemonte dal Ministero sono state soltanto 3 e devo dire che noi abbiamo avuto la fortuna, con grande pazienza, anche con grande lavoro naturalmente, di essere fra queste 3. L'entusiasmo è stato davvero tanto, da parte mia continua a esserci grande entusiasmo, perché chi ha la musica nel cuore non la dimentica, e quindi è inutile dire che i traguardi raggiunti dall'indirizzo musicale, ma soprattutto il traguardo raggiunto nella vincita di questo concorso a Scandicci, io ero presente, ho visto e mi sono resa conto di quali e quante orchestre erano presenti, è un onore, è una soddisfazione, è un piacere, per me personalmente non c'è soddisfazione più grande nell'ambito lavorativo e non c'è soprattutto soddisfazione più grande per quanto riguarda i passi avanti che la nostra scuola ha fatto nell'ambito del campo musicale. Sicuramente devo ringraziare la dirigente scolastica che ci ha comunque sempre appoggiati, devo ringraziare il personale di segreteria che ha sempre cercato di venire incontro alle nostre esigenze e mi associo con la dirigente scolastica nel ringraziare il Lions Club che ci ha dato davvero una mano con il dono di questi strumenti musicali che per noi sono stati anche molto preziosi e hanno contribuito così alla riuscita di questi nostri successi e spero che in futuro molti genitori continuino a crederci così come ci crediamo noi. Inizierà domani con l'inaugurazione del Salone del Libro alle 10 la giornata torinese del Presidente della Repubblica, la prima ufficiale che Sergio Mattarella effettua a Torino nella veste di Capo dello Stato. Numerosi gli appuntamenti nel corso della giornata, durante la quale sarà accompagnato dal Sindaco di Torino, Piero Fassino. Ed ora il nostro rotocalco dedicato al primo mercato della biodiversità di San Giorgio, con tutti i presidi Slow Food presenti, con proposte in alcuni casi davvero particolari. Si è tenuta a San Giorgio la prima edizione del mercato della biodiversità nel Canavese, un evento che nasce dal progetto Tre Terre Canavesane, voluto dai comuni di San Giorgio, Castellamonte e Daglie. Le 3 località, operando in sinergia, vogliono valorizzare la biodiversità come valore di tutti i territori, anche quelli più marginali. La 2 giorni sangiorgese è stata anche occasione per conoscere da vicino i presidi Slow Food provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Noi proveniamo da Borgo Franco sul Po, che è città nazionale del tartufo, il pari di Alba, Nors, eccetera, è in provincia di Mantova, ai confini proprio con le terre, diciamo, estensi, quindi ai confini con Ferrara, nell'estrema punta proprio della Lombardia. E portiamo, oltre alla mostarda mantovana, di cui siamo anche rappresentanti, infatti è come Slow Food, portiamo il nostro miele, perché noi abbiamo un bosco con 1000 piante di tigli, da cui ricaviamo il miele di tiglio di 1000 fiori e, quando ci va bene, ricaviamo anche il amelato, il miele di bosco. Poi abbiamo le confetture, sempre ricavate dai prodotti del nostro bosco, e 2 mostarde, quella di zucca e quella di mele, sempre però con l'olio di senape, perché noi puntiamo esclusivamente ad avere prodotti naturali, utilizzando la frutta almeno all'80-90%.
siamo all'interno del Parco Nazionale del Gargano e come presidi abbiamo la fava di Carpino, che insieme alla piattella canavese e nella zuppa che è andata nello spazio con la Cristoforetti, e oltre a questi abbiamo altri legumi tra cui ceci e altre cose, e poi produciamo anche olio extravergine d'oliva biologica naturalmente, come anche gli altri prodotti. Portiamo lo zafferano di San Gavino Monreale, ci troviamo al sud della Sardegna, siamo nel mezzo tra Cagliari e Oristano, a 50 da Cagliari e 50 da Oristano più o meno. E stiamo lavorando per poter proteggere questa produzione in modo che non scompaia. Noi arriviamo da Cogno, che è un paesino nella provincia di Imperia, e portiamo il fagiolo bianco di Cogno, che prende appunto il nome dall'omonimo paese. È un fagiolo particolare perché ha la buccia molto molto sottile, molto soffice, ed è una piccola produzione fatta ancora con metodi tradizionali. La sua massima espressione sia semplicemente lessato condito con un po' di olio buono. Veniamo dall'Umbria e sono di Cascia, sempre provincia di Perugia, e il mio prodotto che ho portato sarebbe la roveglia, che è un pisello selvatico, è un legume antichissimo, è datato anno 1000 questo legume, è adatto per qualsiasi tipo di produzione, dalle zuppe a, diciamo, a un primo, a un contorno, anche un antipastino si può fare con la roveglia, è molto ricco di proteine, ha un 19% di proteine. Presidio Slow Food proveniente dalla Toscana, da voi tra l'altro nasce il progetto Slow Beans, di che cosa si tratta e quali sono i suoi obiettivi? Sì, il progetto Slow Beans è nato quasi per caso dai produttori, diciamo, di tutta Italia, che sono confluiti in una manifestazione che abbiamo sviluppato a Lucca, anche prima che nascesse il presidio del fagiolo rosso di Lucca. È una manifestazione che voleva essere una manifestazione monotematica legata ai legumi, dove abbiamo invitato appunto i produttori di legumi da tutta Italia, soprattutto produttori di legumi legati ai presidi Slow Food in particolare, o comunque a prodotti dell'Arca, proprio perché era una dimostrazione di biodiversità. È nata come manifestazione, ma nel tempo si è sviluppata proprio come una rete di comunità che si ritrovavano e che avevano voglia, oltre a fare degustazioni, a fare vendita, a fare promozione, ma anche a stabilire relazioni e a elaborare insieme idee e progetti, diciamo, che avessero un filo conduttore. Dal 2012 praticamente abbiamo elaborato un manifesto di Slow Beans, dove appunto le comunità sulla base del quale le comunità aderiscono, e che si basa fondamentalmente su tre principi, che sono: uno, quello della biodiversità, perché i legumi sono un esempio abbastanza importante, molto importante, di biodiversità; il secondo elemento è quello diciamo della sobrietà, perché i legumi sono di per sé un simbolo di sobrietà, un simbolo di prodotto povero, e noi vogliamo mantenere questo elemento, perché crediamo che in questo momento anche di crisi sia importante dare un segnale che possiamo fare iniziative, possiamo fare animazione, possiamo fare promozione e possiamo fare appunto stringere relazioni anche senza sperperare risorse pubbliche e private. Il terzo elemento molto importante sono proprio le relazioni, perché è su questo che si basa appunto i principi di questa comunità che sta ingrandendo. Noi siamo la Bonusanza, una cooperativa della provincia di Ancona, di Serra dei Conti, quindi nelle Marche, e il nostro prodotto, il nostro presidio è la cicerchia di Serra dei Conti, che è un legume legato, insomma, alla tradizione contadina della nostra terra. Rischiava l'estinzione, lo abbiamo recuperato circa una ventina di anni fa, era considerato un po' il pane dei poveri, quindi era legato tutto al mondo dell'alimentazione rurale, eccetera, e con l'avvento del benessere è caduto in disuso. Il seme è stato poi recuperato a partire da poche famiglie, insomma, che lo coltivavano, e adesso siamo riusciti a riavere, insomma, un prodotto con un sapore molto particolare, che è ottimo, diciamo, per preparare delle zuppe anche in abbinamento ad altri legumi, e sta prendendo, diciamo, sempre più piede. Grazie al nostro lavoro questo legume, che rischiava l'estinzione, comincia a essere
di nuovo conosciuto, apprezzate. Abbiamo portato un po' una rappresentanza di tutti i presidi di legumi campani, non solo. C'è il cece di Cicerale, il fagiolo di Controne, il cannellino dente di morto di Acerra, quindi varie zone della Campania. E in più abbiamo il pomodoro del Piennolo tipico vesuviano, la cipolla di Alife, che quindi è alto casertano, e l'oliva ammaccata di Salella, che è un presidio cilentano, quindi un assortimento che va un po' da tutte le zone della regione. Un altro presidio che arriva dalla Liguria, da che zona e con che altro prodotto? Precisamente dal Benga, e la toma di pecora brigasca. La pecora brigasca è una razza autoctona ligure e era in via di estinzione, quindi si sta recuperando. E, è una pecora che vive molto bene, diciamo, allo stato libero, e d'estate viene portata in alpeggio a 2000 metri sul confine tra Piemonte, Liguria e Francia. Uno dei presidi che arriva da più lontano, dalla Sicilia, in particolare da che territorio? Allora, vengo dalla Sicilia, da Delia, che è un paesino della provincia di Caltanissetta. Sono Gioacchino Liondi, rappresento l'azienda, siamo il produttore della curdileria di Delia, l'azienda Alaimo, Alaimo Filomena, e noi produciamo questo dolce da 12 anni, quando stava scomparendo, e nel 2003 la nostra azienda ha recuperato questo dolce e stiamo cercando di continuare a farlo come si faceva anticamente e stiamo cercando di promuoverlo. Che particolarità ha questo prodotto? La particolarità è la forma della corona, anticamente veniva regalata alle castellane, viene fatta ancora oggi all'antica maniera, era il dolce della vita contadina, quindi tutti gli ingredienti provengono da agricoltori locali, quindi farina di grano duro, varietà Russello, macinata a pietra, uova di gallina allevata a terra, un po' di strutto di suino, quello artigianale, cannella, buccia di arancia biologica e vino rosso, e fritto in olio extravergine d'oliva. Questa è la curdileria di Delia, è un classico dolce da dessert, da accompagnare con i vini dolci per i più grandi, ed è un buon snack per i ragazzi. Presidio Slow Food from Austria. Hello, I'm Jacob Meyer, I'm from Austria. Arrivo da Vienna e ho portato qui a San Giorgio il sorbo ciavardello, un frutto speciale e molto difficile da raccogliere perché la pianta è alta fino a 15 o 20 metri. La raccolta quindi è un'operazione complessa e molto pericolosa. Questa pianta si trova soltanto, tra l'altro, in alcune zone dell'Austria. In questa giornata in cui la biodiversità la fa da protagonista, a San Giorgio siamo praticamente con i padroni di casa. Il prodotto canavesano per eccellenza, il fagiolo di Cortereggio, che tra l'altro è andato nello spazio. Sì, è andato nello spazio, è stato scelto dalla NASA grazie ai suoi valori nutrizionali che ha questo fagiolo, un bassissimo rapporto di zuccheri compressi e molto ricco di fibre. Dopo vari esami e ispezioni dalla NASA è stato scelto assieme ad altri presidi italiani per essere cibo dal nostro astronauta Cristoforetti, che è adesso nello spazio, con la zuppa di legumi dei presidi. È una bella soddisfazione, decisamente. Diciamo proprio di sì, perché è una cosa che poi non è che siamo noi che siamo andati a cercare, è una cosa che comunque, avendo preso vari legumi un po' da tutta Italia, il presidi, è stato proprio scelto il nostro fagiolo come, appunto, per i suoi valori nutrizionali che ha questo fagiolo. Queste giornate che vedono vari presidi di Slow Food che arrivano da tutta Italia ma anche dall'estero hanno un grande valore per fare conoscere questi prodotti, ma anche per voi produttori è un utile scambio. Sì, è un utile scambio sia sulla base di coltivazione, sia anche per noi per conoscere prodotti che vengono comunque da un po' tutte le parti d'Italia, e anche magari per far conoscere il nostro prodotto agli altri, perché comunque c'è sempre il passaparola anche con gli altri produttori ed altri presidi, e anche magari per cercare di portare qualcuno all'esterno da noi comunque, anche come turista, come weekend, però di far conoscere un attimino il canavese, la zona e i prodotti che ha il canavese comunque. Tra i presidi Slow Food del Piemonte presenti a questa giornata a San Giorgio, anche quello di Carmagnola con il vostro conosciutissimo peperone. Il peperone lungo di Carmagnola, l'azienda si chiama Azienda Agricola Chicco. Qua alla fiera di San Giorgio abbiamo portato i piantini di peperoni, perché a questo punto della stagione ci sono solo i piantini. Abbiamo altri prodotti di nostra produzione come gli asparagi e anche le patate sotto serra,
e poi abbiamo tutta una linea di conservato di peperoni che vanno dai peperoncini ripieni agli antipasti di peperoni, l'agrodolce, e abbiamo anche gli zucchini, le melanzane, che è una linea che facciamo, diciamo, l'abbiamo creata per quando abbiamo un esubero di prodotto, allora facciamo un po' di conservato. Il peperone lungo di Carmagnola ha la caratteristica di essere un pelino, forse un pelino più sottile rispetto ai peperoni tipo il quadrato o il trottola, però è molto più dolce, è molto più digeribile. Va benissimo a fare qualsiasi uso, dalla peperonata a fare sulla pietra, nel forno e tutto, viene una bella, proprio la fetta di peperone, ed è presidio Slow Food perché è proprio un peperone autoctono di Carmagnola. Noi arriviamo dall'Alta Valle Elvo, che è una vallata in provincia di Biella, quasi al confine col Canavese, e il prodotto che presentiamo oggi è il burro a latte crudo, fatto ancora come una volta, lasciando affiorare naturalmente la panna e quindi raccogliendola per affioramento, e poi il burro, la panna così viene solo zangolata e poi il burro viene formato a mano. Noi veniamo da Capriglio, che è un piccolissimo paese vicino a Castelnuovo Don Bosco, primo astigiano diciamo tra Asti e Torino, e abbiamo portato il peperone di Capriglio, che è un presidio Slow Food ormai da 5 anni. È un peperone particolare perché è molto dolce, molto spesso, infatti è adatto alla conservazione sotto aceto, sotto rapa, quella che si fa nelle damigiane grosse, ed è soprattutto un peperone molto digeribile, che non crea problemi a tutte le persone che invece non possono mai mangiare un peperone, questo riescono tranquillamente e tornano sempre a comprarlo perché appunto ha questa caratteristica di fortissima digeribilità. Io vi porto il Macagne, è un formaggio biellese che si produce nelle province di Biella e in Valsese, in provincia di Vercelli. Questo formaggio è un formaggio a latte crudo che ha il titolo di presidio perché ogni produttore di latte produce il proprio formaggio. È un formaggio a latte crudo che si fa in seguito ad ogni mungitura, quindi con il latte ancora caldo come si faceva una volta, come si è sempre fatto. È un formaggio a latte crudo che garantisce la qualità assoluta del prodotto, una qualità alimentare superiore, assolutamente diversa dai formaggi fatti con latte fermentati, con latte che vengono poi scremati, trasportati, lavorati in modo più o meno industriale nei grandi caseifici di pianura. È una produzione assolutamente ridotta, i nostri allevatori allevano non più di 20-25 mucche per ogni stalle, quindi le produzioni sono veramente, veramente piccole piccole. Il Piemonte è presente con il presidio di Slow Food anche dedicato alle antiche mele. Noi siamo le antiche varietà piemontesi, siamo quasi tutti della zona della Valpellice, del Pinerolese, con qualche socio che invece sconfina già nella provincia di Cuneo. Siamo un'associazione di una ventina di produttori, stiamo cercando di recuperare tutte le vecchie varietà che erano varietà autoctone, che sono cadute in disuso diciamo, con l'avvento della Golden, delle varietà più commerciali, ecco. Per non perdere questo patrimonio di biodiversità incredibile che già 200 anni fa contava quasi 500 varietà. Abbiamo come sede la sede della nostra associazione, la scuola teorico-pratica Malvernaldi di Bibiana, dove è presente un campo collezione di tutte le vecchie varietà piemontesi, ce ne sono circa 500, e noi diciamo che continuiamo a coltivare e a ripiantare le varietà, quelle più conosciute, la grigia di Toriana, la Carla, la Ruse, la Magnana, la Dominici, insomma, e siamo appunto il presidio salvaguardia di questa biodiversità. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del telegiornale, grazie di essere stati con noi e a tutti un buon proseguimento di giornata.